buongiorno a tutti. Farò i ringraziamenti e vi ringrazio della presenza anche di tutte le realtà civili, economiche presenti. Farò ringraziamenti a tutti al mio intervento finale. Inizierei quindi subito nel merito di questa conferenza stampa. Ringrazio ovviamente i presenti, la Sua Eccellenza Prefetto Valenti, al Sindaco di Piazza, ovviamente al Vice Governatore Riccardi. Ma inizierei con il Professor Barbone, che è capo del gruppo di lavoro sull'emergenza Covid, così che ci possa raccontare un po' di dati e di verità oggettive della situazione in Friuli Venezia Giulia a Trieste. Grazie. Grazie professore. Grazie presidente, buongiorno, buongiorno a tutti, autorità, mondo della stampa, colleghi. L'andamento dell'epidemia in Friuli Venezia Giulia e poi in particolare Trieste ha evidenziato in queste ultime 4 settimane un progressivo aumento dei nuovi casi, un progressivo aumento dei tassi di incidenza, ma nell'ultima settimana in particolare c'è stato un ulteriore aggravamento della situazione. Abbiamo a ieri aggiornati per la settimana precedente gli ultimi 7 giorni 1534 nuovi casi che hanno in Friuli Venezia Giulia, nella regione, che hanno portato a un tasso di incidenza negli ultimi 7 giorni per 100.000 abitanti di 128. Questo dato purtroppo è accompagnato da un altro dato che ci preoccupa, che è stato il raddoppio della percentuale dei casi positivi per tamponi svolti. C'è sempre da tenere conto che in Friuli Venezia Giulia, assieme alla Regione Veneto, alla Provincia Autonoma di Bolzano, si fanno molto più tamponi che altrove, e se ne sono stati fatti in particolare tanti nell'ultimo mese e mezzo, proprio a seguito dei bisogni di dimostrazione del Green Pass, ma a parità di numero di tamponi, nell'ultima settimana, a parità della settimana precedente, di fatto c'è stato praticamente un raddoppio del tasso di positività. Questo certamente preoccupa. Purtroppo il dato di questa mattina, dei dati che stanno uscendo per questa mattina, mostrano anche ad oggi il superamento della prima soglia delle terapie intensive, cioè del 10% dei posti letto occupati in terapia intensiva, quindi siamo a 18 oggi in terapia intensiva nella regione Friuli Venezia Giulia, che è il superamento della prima soglia, cioè siamo oltre il 10%. Ancora lontana è il superamento dell'altra soglia che determina il colore poi delle regioni, che è dato dal 15% di 1.277 che sono i posti letto non in terapia intensiva nei ricoveri negli ospedali della regione. La situazione di Trieste è di particolare preoccupazione. Trieste ha avuto nell'ultima settimana, dati aggiornati a ieri, il dato settimanale si calcola dal lunedì alla domenica, quindi col dato aggiornato a ieri, nell'ultima settimana la provincia di Trieste, calcolo la provincia, non il singolo comune di Trieste, ha evidenziato 801 nuovi casi in una settimana, e questo ha portato per la provincia di Trieste ad un tasso di infezione di 350 casi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni, quindi insomma poco meno del triplo rispetto al resto della regione. Questo mostra anche rispetto in particolare a Udine e Pordenone, che hanno tassi molto più bassi, che sono circa 5 volte più bassi, ma vediamo peraltro negli ultimi 7 giorni anche un aumento rispetto a una base molto più bassa delle altre province della regione, una situazione di aumento anche nelle altre province della regione. Gorizia è intermedia sostanzialmente tra Trieste e Udine e Pordenone.
Questo 801 dell'ultima settimana è il raddoppio rispetto alla settimana precedente, che erano 398. Abbiamo sostanzialmente un aumento dei nuovi casi nella provincia di Trieste che è esponenziale. E il modello esponenziale certamente preoccupa molto, perché sale molto rapidamente e si scende molto lentamente rispetto a questi numeri. Questo dato del tasso di incidenza a Trieste mi fa ritornare indietro ai bui mesi della primavera e della primavera 2021 e dell'autunno del 2020, in particolare il dato di Trieste. Come task force, settimanalmente, noi produciamo al Ministero, all'Istituto Superiore di Sanità, la descrizione dettagliata dei focolai che vengono evidenziati dai dipartimenti di prevenzione, da tutto il personale che opera nei dipartimenti di prevenzione, che ha come compito obbligatorio per legge, ricordo, di identificare i casi e condurre attività di tracciamento. Sono notifiche dovute per legge per malattie gravi, infettive, come contagiose come questa, obblighi ai quali il cittadino deve prestarsi, peraltro. Il più grande focolaio della regione che abbiamo evidenziato in questi ultimi giorni, ed è soltanto un aggiornamento ad interim, che abbiamo trovato di 93 soggetti in questo momento, sono partecipanti a manifestazioni no Green Pass. Questi dati sono autodichiarazioni di persone che si sono sottoposte a tampone e che hanno dichiarato di aver partecipato a manifestazioni, ovvero per una piccola percentuale sono casi contatti di manifestanti. In alcune situazioni scusate, se potete chiudere i microfoni che è collegato, grazie. In alcuni casi si tratta di persone che per obbligo di lavoro hanno partecipato a queste manifestazioni e hanno dovuto seguire queste manifestazioni, numeri minimali. I dati, quindi si tratta appunto di autodichiarazioni di soggetti che hanno fatto il tampone, evidentemente, quindi non abbiamo informazione sulla circolazione virale di quelli che non vengono tamponati. Poi dalle evidenze che abbiamo si tratta di molti di questi soggetti, tutti questi soggetti sono soggetti non vaccinati, che è in base alle autodichiarazioni e all'evidenza anche fattuale dei video, non utilizzavano mascherine, non operavano il distanziamento, sono stati a contatto tra molte persone a gomito per molte ore, anche in situazioni che favoriscono la diffusione attraverso goccioline di flughe del virus, cioè parlando animatamente, urlando, cantando. Ricordo che norme, circolari, raccomandazioni, e basterebbe sentire il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, il dottor Rezza, la raccomandazione continua alla prudenza e certamente alla vaccinazione, ma anche al distanziamento, all'uso delle mascherine, al frequente lavaggio delle mani, che non sono superate visto l'attuale continuo stato di emergenza. Altro punto importante riguarda la copertura vaccinale, quindi quello che è l'intervento più efficace in assoluto, dichiarato e evidenziato a livello internazionale, nazionale e regionale, della copertura vaccinale. La copertura vaccinale in Friuli Venezia Giulia è di alcuni punti inferiore al dato nazionale. Il dato della provincia di Trieste è di circa 5 punti inferiore al dato della regione Friuli Venezia Giulia. Le classi di età nelle quali la situazione è meno, diciamo,
evidenziato una minore copertura vaccinale sono persone tra i 40 e i 70 anni in particolare, che sono sostanzialmente hanno una copertura vaccinale inferiore a quello del livello sia a Trieste rispetto al livello regionale, sia nella regione Friuli Venezia Giulia rispetto al livello nazionale. È interessante anche vedere che sostanzialmente i minorenni, quindi più collegati alla famiglia, ai loro genitori, hanno un tasso, parlo dei dodicenni, in particolare tra i 12 e i 15 anni, hanno una copertura vaccinale inferiore rispetto a quella di altre aree dell'Italia e anche a livello regionale, mentre i maggiorenni, i giovani maggiorenni che vanno sostanzialmente da 20 a 40, hanno invece dimostrato una copertura vaccinale sostanzialmente competitiva del livello elevato come nel resto d'Italia. Quindi sono altre le classi di età che non hanno una copertura vaccinale, diciamo, come quella che avevamo rispetto all'obiettivo da raggiungere. In generale la popolazione over 50 in Friuli Venezia Giulia che non è ancora vaccinata è ancora circa di 5 punti più alta rispetto alla media italiana, cioè a 12,5. Se vogliamo parametrare questo dato dei non vaccinati nella provincia di Trieste, ricordiamo che sono oltre 70.000 su 230.000 praticamente. Altri commenti è che riguardano la situazione sostanzialmente legate alla efficacia della vaccinazione. L'efficacia della vaccinazione è stata ed è molto elevata nella riduzione dell'incidenza e quindi nella riduzione del rischio di infezione, è ancora più efficace la vaccinazione nei confronti della riduzione della malattia grave, in particolare dei ricoveri. Diciamo per tutto l'anno fino all'estate praticamente abbiamo goduto di una riduzione del rischio di ricovero, sia di infezione sia del rischio di ricovero, estremamente positiva, con un'efficacia di fatto del 95%, intorno al 95% anche in Friuli Venezia Giulia, come dimostrato anche peraltro credo ieri dall'Istituto Superiore di Sanità a livello nazionale. Va rilevato però che negli ultimi mesi, a causa della distanza dalla data della seconda dose di molte persone che sono state subito vaccinate, parlo delle persone molto anziane, fragili e anche gli operatori sanitari, in particolare quelli non più giovanissimi, ce ne sono molti in Friuli Venezia Giulia e soprattutto a Trieste, l'efficacia della vaccinazione delle persone appunto anziane in particolare o fragili o che hanno fatto la vaccinazione molti mesi fa, l'efficacia si sta riducendo, si è ridotta in particolare negli ultra-ottantenni, gli ultra-novantenni, diciamo dal 95% possiamo arrivare rispetto al rischio di ricovero passare al 60% e rispetto alla riduzione dell'infezione l'efficacia che appunto era intorno al 90% sta riducendosi oltre, diciamo sotto il 50% e anche meno in persone molto anziane che hanno appunto fatto la vaccinazione molto presto. Io in questo momento direi di aver completato la descrizione epidemiologica. Ma dopo l'epidemiologia viene la prevenzione. Ci sono fattori noti di rischio del Covid-19, sono fattori noti e ci sono fattori eliminabili. Ci sono interventi efficaci e meno efficaci. C'è il fattore tempo. Noi abbiamo bisogno di eliminare il rischio evitabile nel più breve tempo possibile e abbiamo bisogno di intervenire con interventi efficaci nel più breve tempo possibile. La variabile tempo è fondamentale in questo momento, in particolare tenendo conto dell'andamento esponenziale della crescita, in particolare a Trieste. Grazie. Grazie professore. Anche di questi dati che sono frutto non di un'opinione del professor Barbone o della task force, ma sono frutto di un'analisi oggettiva dei numeri, dei tracciamenti
e non di qualche video surreale che i social diffondono. Su questo dobbiamo essere chiari con i cittadini, dirlo con forza, malgrado qualche squadrista da tastiera Novax, noi dobbiamo usare la forza della verità per raccontare ai cittadini quello che sta avvenendo e intervenire in modo netto e chiaro. Io darei la parola alla dottoressa Zamaro, direttore della direzione sanità, appunto, così che possa andare avanti approfondendo il tema. Grazie. Sì, mi sentite? Allora, intanto buongiorno a tutti, ai rappresentanti dei media, alle autorità, eccetera. Allora, io continuo un po' quello che Fabio Barbone ha un po' illustrato, focalizzandomi solo un attimo sulle vaccinazioni. Allora, diciamo che l'ultimo bollettino, insomma, risale a ieri, e le percentuali di dosi somministrate, che di prime dosi, è pari al 71%, pari al 64% le seconde dosi, il 61% le seconde dosi, mentre molto molto più lentamente diciamo andiamo verso la terza dose. La terza dose è iniziata da poco, la somministrazione. Ricordo che la terza dose si può fare, diciamo, dopo almeno 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale, quindi si chiama dose booster, mentre la dose addizionale, ecco, per dire la differenza, sfatare un po' anche qui e si fa alle persone che hanno dei problemi di tipo gravi immunodepressioni, e quindi questo è la faccenda. Allora, per quanto riguarda, io direi che mancano appunto sui 200.000 persone per raggiungere un target che potrebbe essere un target ottimale, prima cosa. E seconda cosa, direi che da questi giorni si è visto che le prenotazioni per la terza dose sono abbastanza tiepide, so come dire, e quindi diciamo, l'invito è quello anche di riuscire a completare e quindi a fare questa dose di richiamo. È chiaro che la situazione che ha descritto Fabio Barbone è una situazione preoccupante, ma che effettivamente, poi ve ne parleranno anche gli altri, non riguarda solo il Friuli Venezia Giulia, riguarda l'Italia, riguarda l'Europa. Io non, ecco sì, questo è importante. Come le nostre aziende si stanno in questo momento attrezzando? Allora, diciamo che i problemi minori ce li ha l'azienda sanitaria del Friuli Occidentale, perché è riuscita in qualche modo a contenere la parte dei ricoveri, ma bisogna dire che i malati che hanno bisogno di cure intensive, quindi di essere ricoverati nei reparti di terapia intensiva, questi malati al momento vengono ricoverati a Udine, e quindi Udine sta supportando anche i pazienti, diciamo, critici del Friuli Occidentale. Ma allora, per quanto riguarda quello che a noi interessa, perché come si diceva, facciamo tanti tamponi, la provincia di Trieste fa tantissimi tamponi rispetto alle altre, e come la mettiamo con il contact tracing? Allora, adesso suddivido per aziende, faccio veloce, perché ecco, allora in Asugio al momento si riescono a gestire i casi in giornata. E diciamo che così gli operatori sono attivi 6 giorni su 7, ma c'è anche un medico reperibile nei giorni festivi. E sicuramente, diciamo che il Dipartimento di Prevenzione riesce a gestire anche le persone che provengono dagli altri paesi. Per quanto riguarda SUFC, qui diciamo che c'è l'azienda è anche molto più grande, forse per il momento loro sono riusciti a garantire il tracciamento di tutti i casi positivi, certamente in giornata, temono e si stanno attrezzando assolutamente per aumentare il personale a disposizione per il contact tracing. Ripeto, ASFO non aveva problemi. Per quanto riguarda come si sono organizzati,
Ma insomma, il Dipartimento di Prevenzione si sono organizzati perché hanno superato una prima fase, poi una seconda e terza fase, adesso sono abbastanza, come posso dire, robusti da un certo punto di vista per poter essere flessibili e riuscire a mantenere questo tipo di, così di compito che hanno. E le campagne vaccinali, come voi sapete, sono iniziate, parlo dell'antinfluenzale in questo caso, il 15 ottobre per il personale sanitario e il 30, cioè due giorni fa, per il resto della popolazione. Le dose combinata, ovvero sia terza dose più dose antinfluenzale, viene proposta assolutamente nei centri vaccinali e viene proposta anche dai medici di medicina generale. I medici di medicina generale partecipano assieme ai pediatri di libera scelta alla, diciamo, a vaccinare i propri pazienti e spesso anche altri pazienti che magari un collega in quel momento non riesce ad essere disponibile per vari motivi, insomma, ecco. Per cui direi che loro si stanno attivando. Vorrei dire, soprattutto nelle residenze protette. Allora, qui nelle residenze protette si mira ovviamente a fare la dose, la doppia dose, per il semplice motivo che l'economia di scala ci porta a questo. Non sempre possibile. Ci sono stati anche un po' di ritardi, ci sono perché bisogna dare consenso, c'è un modulo di consenso. Il consenso spesso passa attraverso un amministratore di sostegno, che non sempre un familiare, ma può essere anche una persona che conosce magari non benissimo il soggetto. E quindi che cosa succede? Succede che i tempi, diciamo così, un po' si dilatano. Comunque sono iniziate dappertutto queste vaccinazioni, soprattutto in ASUFC, che diciamo, ha messo in moto un meccanismo misto, e la stessa cosa a Asugi, ovvero sia, laddove è possibile va il medico di medicina generale oppure vanno gli operatori sanitari dei distretti. Stessa cosa dicesi per il Friuli occidentale. Ecco. Quindi questo è come si... In genere i medici sono coadiuvati anche dagli infermieri nel caso vadano nelle residenze protette. Le criticità che hanno rilevato. Allora, direi che le criticità sono state maggiori, sono state relative alla, diciamo, un po' alla carenza di personale, che è una carenza, ma non è una carenza per non volontà di assumere queste persone, ma perché queste persone non ci sono. E ricordo anche che molti studenti hanno iniziato anche dei corsi di specializzazione e quindi sono, diciamo, possono essere disponibili, ma lo sono di meno, nel senso che devono dare un pacchetto di ore, qui ho i due rettori che confermeranno. E direi che poi ci sono anche le sospensioni, ci sono state persone sospese e anche questo influisce assolutamente sulla cosa. Per cui direi che per quanto riguarda poi il problema dei ricoveri, e qui veniamo al fulcro, come reagisce il sistema ospedaliero a questo tipo di ulteriore, no, ondata. Allora, intanto direi, come diceva Fabio, che anche se oggi abbiamo passato la soglia dei letti in terapia intensiva, quelli ecco, controllati, abbiamo del margine. Però le aziende hanno un piano operativo, sono in contatto con loro sempre e quindi stanno mettendo in piedi un percorso di, per il momento dico, non ci sono state disattivazioni di sale operatorie oppure di interventi chirurgici oppure di prestazioni ambulatoriali. È chiaro che se la situazione dovesse peggiorare, le aziende dovranno mettere in atto quel meccanismo di flessibilità richiesto dal Ministero e anche di buon senso, per cui chiaramente dovranno in qualche modo ridurre quelle che sono le attività così dette di routine e non d'emergenza, di urgenza.
Quindi questo è importante. Per il momento non ci sono assolutamente. Dobbiamo dire solo che le pneumologie sono direi al completo. Pordenone può far conto ancora di alcuni posti letto prima che riconvertano un reparto. In Asugi, qui insomma, le malattie infettive, i posti sono assolutamente tutti completi, ma ne stanno aggiungendo due e poi stanno ancora cercando di riconvertire altri posti come hanno fatto. Non è più gestibile, e lo vedrete, non è più gestibile. Quindi, per l'amor del cielo, almeno quelle quattro regole che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ha suggerito, raccomandato: il distanziamento, la mascherina da indossare e il lavaggio delle mani e la sanificazione, questi devono essere fatti rigorosamente. E purtroppo, anch'io passeggiando perché devo andare da una parte all'altra, vedo che ci sono degli assembramenti, si chiamano così, adesso non so come, ecco, degli assembramenti. Per quanto riguarda l'ultima cosa, voglio dire che si stanno attrezzando le aziende sul territorio per poter affrontare anche, diciamo così, la cura dei pazienti a livello territoriale, quindi domiciliare, per coloro i quali possono evitare il ricovero ospedaliero. E tutti assolutamente assistiti comunque dai nostri tre pneumologi, sono tanti, però insomma i nostri primari, il dottor Luzzatto, il dottor Tascini, il professor Tascini, il professor Luzzatto e il dottor Crappis. Ecco, quindi io ho finito. Grazie dottoressa. Al presidente Riccardi. Grazie presidente, ma io ho il compito cioè cercare di tirare una sintesi per consentire a Sua Eccellenza il Prefetto, il Sindaco e il Presidente di Regione di fare le ulteriori considerazioni finali. Allora, prima cosa, noi purtroppo non siamo stati colti da questa situazione perché impreparati. Riferendo all'Aula una decina di giorni fa, il Consiglio regionale, avevamo già anticipato che ci sarebbe stato questo aumento del contagio. I dati erano molto chiari, la presenza di questi cortei ne davano quell'ulteriore, purtroppo, contributo. Lo dico con grande rispetto, ma con grande chiarezza. E quindi le nostre previsioni sostanzialmente tenevano conto di quello che sta accadendo. Quindi il contagio cresce, questo contagio ha a che fare con una quota delle persone vaccinate nel primo momento, su quale stiamo lavorando per la terza dose, fa parte della quota significativa delle persone non vaccinate, dove c'è una componente importante anche di giovani che hanno una mobilità importante, e fa parte di una quota significativa di persone non vaccinabili che anche loro diventano un veicolo importante. Tra l'altro un veicolo che per quanto riguarda loro è molto lieve, molto di misura sicuramente limitatissima. Lo spiegava molto bene il professor Barbone, il Friuli Venezia Giulia sconta ancora qualche punto di differenza rispetto alla media nazionale, Trieste ha questo dato ancora più basso. Quindi dove potremmo arrivare? Ecco, io credo che abbiamo deciso di presentare soltanto questa slide e spero che si possa vedere. Cioè che cosa dobbiamo aspettarci e quindi come dobbiamo cercare di guidare questa fase. Allora, queste sono le proiezioni, come vedete, la situazione che ci dava al 21 ottobre l'Istituto della Valutazione dei Disastri Europeo. La valutazione al 21 ottobre, vedete come si modifica al 28. Cioè noi insieme al Veneto facevamo parte già di quelle regioni con un colore diverso dal verde per quanto riguarda anche l'altra condizione particolare dalla quale al nostro giudizio, al giudizio degli esperti, va la motivazione, una delle quote importanti della motivazione del contagio. Non l'unica, ma sicuramente una parte. Noi viviamo in un'area dove
ai nostri confini c'è una circolazione del contagio estremamente elevata. È più o meno la stessa condizione che abbiamo vissuto nella fase più critica della seconda fase. E vedete come questo si modifica nella situazione di proiezione dal 21 al 28 ottobre, in particolare nello scenario del nostro paese. Questo corridoio si allunga, va ben oltre il Veneto, raggiunge Emilia e Toscana, riproponendo la condizione della seconda fase. Quindi le previsioni le abbiamo sintetizzate in maniera che possano essere lette in maniera molto chiara. I trend dei casi in aumento in 22 dei 30 paesi, inclusa l'Italia, ci sarà questo aumento. Ci sarà l'incremento dei ricoveri nei nostri ospedali e nelle terapie intensive in 18 dei 30 paesi osservati, dove l'Italia è compresa, mentre speriamo di poter essere esclusi, come è la previsione, di non rientrare tra quei 15 paesi dove si incontrerà una mortalità importante. Quindi questa semplificazione per la quale la pandemia non esiste più è una semplificazione che trova risposta in maniera molto evidente nelle proiezioni che fanno gli istituti di ricerca e di sicurezza di governo del sistema europeo, non solo italiano e non solo di questa nostra regione. È vero che noi incontriamo un rapporto diverso nella seconda fase tra l'andamento del contagio e la domanda ospedaliera, questo è un dato importante. Pur essendo la domanda ospedaliera, con il dato di oggi, superando la soglia del 10% della terapia intensiva, ci lascia un margine importante per quanto riguarda l'area medica relativamente all'aspetto della modifica dei colori. Questo è un altro aspetto molto importante, in particolare per quello che è l'impatto sicuramente nel sistema sanitario, ma nelle condizioni di lavoro del sistema economico e sociale della regione. Detto questo, però, è evidente, noi lavoriamo, abbiamo sempre lavorato per prepararci, perché abbiamo imparato che la proiezione dei dati osservati a 10 va letta con un effetto di reazione a 10-15 giorni. Cioè, quello che capita oggi produce effetti che devono essere moltiplicati rispetto alla condizione di oggi a 10-15 giorni. Quindi su questo stiamo lavorando, e stiamo naturalmente lavorando con grande determinazione rispetto anche a tutte le cose che abbiamo ascoltato sia dal professor Barbone che dalla dottoressa Zamaro. Quindi noi continueremo a lavorare sulla sorveglianza sanitaria, che resta una delle sorveglianze sanitarie più alte del paese. Se noi andiamo a guardare i dati di incidenza, sono sicuramente dati di incidenza importante, ma se noi parametriamo l'andamento del contagio sui tamponi che vengono fatti in relazione a quello che accade anche nelle altre regioni italiane, noi osserviamo un dato completamente diverso. Io mi sento di dire che il nostro è un contagio molto misurato in maniera abbastanza precisa. Questo riguarda sull'andamento che sta accadendo anche con un tracciamento abbastanza fedele, che è un dato molto importante, dove rileviamo però, e questo ha a che fare col tema dei cortei, una condizione molto diversa rispetto ai primissimi mesi della pandemia. Nei primissimi mesi della pandemia c'era una disponibilità delle persone osservate a raccontare puntualmente tutte le cose. Con l'andare del tempo questa disponibilità si è ridotta, inevitabilmente, perché le misure hanno cominciato ad essere molto più puntuali rispetto al comportamento delle persone e alle misure che possono essere applicate alle persone. Abbiamo sul dato, ormai possiamo dire, di circa un centinaio di origine, che oggi rappresenta il focolaio più importante con origine dai cortei e dalle manifestazioni, abbiamo a questo dato da sommare una quota, a nostro giudizio significativa, di alcune centinaia di persone che non ci danno l'origine o il punto dal quale immaginano di poter aver contratto il virus. Questi sono aspetti da non sottovalutare nella dinamica complessiva del lavoro che stiamo facendo. Stiamo procedendo sulle categorie che sono state le prime vaccinate con la terza dose. Il calcolo che abbiamo fatto prevederà l'impatto più rilevante tra la fine di questo mese e il mese di dicembre, perché a 6 mesi noi calcoliamo
l'effetto della terza dose, sulla quale vediamo, abbiamo superato le 20.000 unità di terza dose, vediamo un po' di timidezza rispetto a questa terza dose, quindi anche qui bisognerà fare un lavoro importante per far comprendere alle persone quanto la terza dose sulla copertura del vaccino, che ricordo sempre, il vaccino ci aiuta, non ci porta fuori rispetto alla sicurezza di non contrarre il virus, però il vaccino ci mette in una condizione molto più sicura rispetto all'effetto che il virus può avere noi stessi essendoci vaccinati, e questa l'evidenza è chiara, il professor Barbone lo racconta ogni giorno. Stiamo cercando di fare questo lavoro in particolare per le strutture protette, unendo con tutta una operazione di burocrazia complessa che ha a che fare nel consenso informato, che non è un dato banale, per mettere insieme la terza dose sulla vaccinazione che riguarda il virus con l'antinfluenzale, che diventa un elemento altrettanto importante della politica di sorveglianza sanitaria. La dottoressa Zamaro vi ha raccontato un po' l'impatto nelle strutture sanitarie. L'impatto delle strutture sanitarie sta già producendo degli effetti, è inevitabile nelle condizioni che abbiamo. Abbiamo un sistema sanitario che ha sulle spalle da oltre 20 mesi il carico di un lavoro straordinario. Abbiamo un impatto relativamente alla disponibilità delle competenze professionali che sono ridotte da personale che non si è vaccinato. Quindi questo incide e inevitabilmente ci dovrà portare in alcuni momenti a spostare le attenzioni e anche a modificare tutto quel lavoro di programmazione in relazione al recupero delle attese che avevamo organizzato con le tre aziende. Questo io penso, dobbiamo dirlo fin da subito, che potrebbe capitare. In più c'è un altro dato che va sottolineato. Andiamo incontro alla stagione fredda. La stagione fredda ha dinamiche di circolazione e di contagio completamente diverse dalla stagione calda. Siamo costretti a vivere in condizioni diverse e quindi è evidente che la circolazione del virus potrebbe avere anche qui una componente molto importante. Ecco, se dovessi sintetizzare le ragioni per le quali pensiamo di essere arrivati fin qui, mi sentirei di dire questo. La circolazione del virus, come abbiamo visto, rialza dappertutto, non rialza solo qua. Qua rialza in modo sicuramente però più significativo. Questo è dovuto sicuramente in parte dalle aree che sono confinarie con la nostra regione. Questa è una dinamica che vede la provincia di Bolzano addirittura sopra noi, e vediamo in quella cartina la rappresentazione delle condizioni che abbiamo. Sicuramente c'è un tema della mobilità transfrontaliera, che non è banale, anche gli effetti del possibile controllo. Fare un'attività professionale, magari non esercitata in maniera trasparente, quindi con la previsione del Green Pass, in tutte quelle attività che vengono svolte, nelle attività di assistenza alle persone che vedono una mobilità transfrontaliera importante, è un altro fattore che va a unirsi all'elemento di particolarità di questa area della regione, e in particolare colpisce Trieste. Sicuramente c'è una componente di riduzione delle coperture, anche se molto limitate, con effetti limitati per quanto riguarda la prima dose. C'è il tema della bassa vaccinazione, però oggi con certezza noi possiamo dire che il primo elemento della componente delle cose che stanno accadendo riguarda quegli assembramenti che abbiamo visto nei cortei. E guardate, questa è una componente che noi misuriamo per l'effetto che produce qua, perché tutti sappiamo che una buona parte, la parte maggioritaria di quell'effetto è composta da persone che nulla hanno a che fare con questa regione, con questa città. Quello non è un dato in questo momento misurabile dalle nostre strutture sanitarie, perché ovviamente le persone vengono poi se ne vanno, e abbiamo imparato in questi mesi che alla fine il virus è una ruota che gira e si sposta, si allunga. Quindi è evidente che però paghiamo oggi il focolaio più importante determinato con l'origine a cortei. E quindi, senza essere troppo esperto di questa cosa, basterebbe il buonsenso per dire che almeno le cose che possiamo evitare cerchiamo di evitarle, senza fare troppi discorsi complicati. Ecco, quindi noi, è chiaro, siamo preoccupati da questo, peraltro personale, persone prevalentemente non vaccinate, che urlano, quindi urlando producono particelle che
vengono immesse naturalmente nelle persone che stanno vicino, che sono senza mascherina. Ecco, il professor Barbone l'ha definita la tempesta perfetta. Ecco, io mi riconosco in questa definizione, e quindi credo che sia il prefetto, sia il sindaco di Piazza, che il presidente Federica su queste cose qua abbiano le idee molto chiare, poi racconteranno dopo che cosa intendono fare, anche perché insomma credo che alla fine quello che stiamo vedendo e quello che si sta vedendo di noi non rappresenta quello che noi siamo, e noi su questo dobbiamo essere, insomma, non possiamo nascondere neanche questa cosa. Ecco, quindi sicuramente questo è un elemento. L'altro elemento che possiamo cercare di capire, che cosa su questo il Presidente della Regione è particolarmente impegnato, e questo è un fatto che va dall'inizio della pandemia. Noi dall'inizio della pandemia abbiamo vissuto quei momenti nei quali avevamo bloccato, il Paese aveva bloccato tutti i collegamenti con la Cina, ma la Cina era collegata con altri scali che tra scali di capitali europee potevano consentire con uno scalo a Lubiana di raggiungere Trieste con una mezz'ora di macchina. Ecco, c'è un tema, a mio giudizio, il Presidente della Regione su questo è molto concentrato, di politica di sorveglianza sanitaria comune. Questo riguarda il tema interno del Paese, ma riguarda in particolare per noi, che abbiamo a che fare con due confini diversi, quindi con due politiche sanitarie, due politiche di sorveglianza sanitaria diversa. Misurare il contagio, governare questi processi con regole diverse, è chiaro che se tu hai delle regole diverse, quando tu vai a comparare i dati, questi dati non ti consentono di fare delle valutazioni che dovrebbero essere omogenee. Queste omogenee non lo sono. Quindi questo diventa un altro elemento importante che il Presidente della Regione sta sottoponendo agli organi di governo, perché soltanto gli organi di governo ovviamente possono fare delle valutazioni e intervenire su questo. Ecco, io, Presidente, non ho altro da aggiungere, spero di essere stato preciso nel compito che avevo. Grazie mille, Riccardo. Io darei quindi la parola al prefetto di Trieste, Sua Eccellenza Vanni Valenti, prego. Buongiorno. Beh, mi pare che i vari interventi che mi hanno preceduto mettono in chiara evidenza come l'andamento del contagio sia strettamente correlato alle vicende più recenti, e cioè ai cortei, alle manifestazioni che si sono ripetute nelle scorse settimane qui a Trieste. E quindi è un motivo per cui è doveroso per me essere qui insieme a voi a continuare a sostenere l'azione di prevenzione che viene fatta attraverso le vaccinazioni, attraverso il sistema sanitario regionale, anche con un'azione amministrativa, senza la speranza ovviamente di non dover nuovamente, quindi, ricadere in aspetti più peculiari di ordine pubblico, che diciamo cerchiamo di tenere sempre sullo sfondo, anche perché, ripeto, l'ordine pubblico è una materia da maneggiare con estrema cautela. Però esistono certamente degli interventi possibili che è doveroso mettere in campo proprio alla luce delle evidenze che oggi emergono anche in maniera scientifica dalle relazioni che sono state svolte. L'attesa di questi giorni, di questi 3-4 giorni, era proprio legata anche a poter tradurre le azioni che ci si appresta a mettere in campo alla luce di queste evidenze che, al di là, diciamo, delle note giornalistiche, oggi trovano un riscontro assolutamente oggettivo e inoppugnabile, e che saranno evidentemente alla base anche dei provvedimenti che ci si accinge a valutare e ad approntare. A seguire questo incontro con la stampa ci riuniremo come Comitato Provinciale dell'Ordine della Sicurezza Pubblica, a cui parteciperà, io ringrazio anche il Presidente della Regione. Domani faremo analogo incontro con i prefetti e i sindaci dei capoluoghi di Regione per far sì che questa azione, diciamo, abbia anche un respiro regionale, e quindi ci sia il massimo coordinamento possibile tra autorità preposte appunto alla vigilanza e al controllo, così come le norme hanno sempre ribadito, cioè i prefetti.
È ovvio che l'azione amministrativa deve avere dei canoni. Vedo qui il professor Giarus, che è un giurista, che quindi mi intende su quello che sto dicendo. Occorre, ieri lo leggevo sui giornali, illustri costituzionalisti discutono della modalità di contemperare il diritto a manifestare, che è costituzionalmente garantito, con il diritto alla salute, che è altrettanto costituzionalmente garantito. È ovvio che, almeno per me, prevale tra i due nel bilanciamento degli interessi, prevale il diritto alla salute, che è un bene primario. E quindi quello che ci si accinge a fare è individuare forme attraverso cui non reprimere il diritto alla libera espressione della propria manifestazione, ma comprimerlo e in qualche modo limitarlo, condizionarlo, proprio alla luce di queste evidenze scientifiche che oggi abbiamo registrato. È un'operazione difficile, non semplice, perché questa operazione ritengo che debba essere sempre affiancata poi dal principio dell'effettività delle misure messe in campo. A mio avviso non si tratta di scegliere tra manifestazioni in forma dinamica o in forma statica. Credo che o in forma dinamica o in forma statica abbiamo sentito che se ci si muove senza mascherine, senza distanziamento, se si ritrova a distanza, si urla, il rischio è assolutamente identico. Non cambia nulla. Quello che occorre fare è innanzitutto prevedere, evidentemente, ma qui siamo sul piano amministrativo e abbiamo già ragionato nelle ore precedenti col sindaco sulla possibilità di adottare provvedimenti che in qualche modo anticipino, almeno con riferimento alle manifestazioni, ai cortei, anticipino quelli che sono degli obblighi che scattano con la zona gialla e quindi l'obbligo di distanziamento e l'uso obbligatorio della mascherina. Sono due misure che abbiamo sentito essere poi alla fine quelle che ci portiamo dietro ormai da più di 20 mesi, che per coloro che si ostinano a volere sfidare il virus e a scegliere liberamente di ammalarsi, abbiamo il dovere di imporre. Tutto questo ovviamente, come voi potete immaginare, sconta il limite di numeri importanti che abbiamo visto, di persone organizzate che arrivano da fuori regione e che vengono ad appestarci e rispetto alle quali, appunto, dicevo, abbiamo la necessità di applicare un principio di effettività. Ecco perché in queste ore stiamo ragionando e metteremo insieme tutte le migliori intelligenze e competenze sul campo giuridico per individuare, attraverso questa ordinanza che riteniamo debba essere di sindacale, quindi ringrazio anche il sindaco per la sua disponibilità già manifestata a adottare provvedimenti di questo genere, anche per individuare, soprattutto a carico degli organizzatori, delle sanzioni particolarmente gravose nel caso di manifestazioni che si tengano con partecipanti senza che non fanno uso della mascherina, che non fanno uso cioè che non rispettano il distanziamento. È un campo particolarmente, appunto, nuovo rispetto al quale cercheremo di approfondire gli aspetti giuridici, però questa è, credo, la parte che l'amministrazione pubblica deve fare, questo sforzo che deve essere fatto in queste ore per cercare di capire quale contributo si può dare al territorio per evitare di arrivare in tempi rapidissimi a quello che tutti scongiuriamo, cioè una zona gialla e poi dopo ancora peggio. E io voglio chiudere questo mio breve intervento dicendo anche che mi appresto a firmare proprio nel comitato che si terrà
a breve il provvedimento con il quale aggiungiamo Piazza Unità d'Italia, così come convenuto anche insieme al sindaco, un provvedimento del prefetto, alla luce della famosa direttiva Maroni del 2009 che imponeva dei limiti alla libertà di manifestare. So che Piazza Unità d'Italia è sempre stata considerata una piazza a disposizione di tutti per manifestare, per protestare. Oggi è arrivato un momento in cui questo diritto credo che vada temporaneamente compresso. Piazza Unità d'Italia, alla luce di quello che abbiamo visto nei giorni scorsi, che è stato anche tollerato per ragioni di ordine pubblico, evidentemente, non può essere teatro ulteriore di manifestazioni, e quindi la Piazza Unità d'Italia si aggiungerà a San Giusto, che era l'altro luogo che era stato già precedentemente sottratto al diritto di manifestare, per cui almeno fino al 31 dicembre credo che Piazza Unità d'Italia non debba essere luogo nel quale si svolgono manifestazioni di protesta. È ovvio che sono fatte salve le manifestazioni che lo stesso comune intende organizzare, ma sono manifestazioni assolutamente come la Barcolana, come altri eventi, assolutamente, come dire, rispettose di quelle che sono le disposizioni vigenti. Quindi questo è il panorama delle cose che ci accingiamo a fare nelle prossime ore e nei prossimi giorni. E davvero chiudo facendo, forse posso sembrare anche anacronistico, ma prima di lasciare questa città, questa regione, io faccio un appello ai manifestanti, io faccio un appello a queste persone che si ostinano, ripeto, a violare la libertà altrui. Siete liberi di non vaccinarvi, siete liberi di farvi il tampone ogni 48 ore, siete liberi di fare cosa volete, ma lasciate vivere gli altri. Grazie mille, prefetto. Io darei qui la parola al sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. Grazie Presidente, un saluto al prefetto, al vicegovernatore. Sono cresciuto nel rispetto della Costituzione e della democrazia del mio Paese e ho sempre governato rispettando le leggi e anche forse con troppa tolleranza. Ma quello che abbiamo visto in queste ultime settimane non solo ha toccato l'immagine della mia città, sapete quanto abbiamo lavorato insieme tutti quanti per creare un'immagine forte di questa nostra Trieste. Quando andavo in giro per l'Italia o per il mondo, Trieste aveva sempre questa immagine, Presidente, di una città seria, con gente seria, dove vengono rispettate le leggi. Poi è successo quello che avete visto nelle ultime settimane, anche se, ripeto, non ero molto tollerante, però tant'è che quando si chiedeva qualcosa veniva risposto che la Costituzione prevede che questi possono fare questi di tutto e di più. Vi ricordo i bivacchi in piazza, perché io dal mio ufficio ero veramente amareggiato, e poi pensavo a quel ritorno drammatico quando venivo giù da Grignano, Presidente, che ero solo, arrivavo in Piazza Unità che era tutto chiuso, tutte le aziende erano chiuse, era una situazione drammatica che ci è costata anche moltissimo sotto il punto di vista economico e d'immagine. Adesso ritornare sarebbe una follia, per cui siccome mi hanno detto che il sindaco è il responsabile della salute dei cittadini, bene, adesso abbiamo già preso, come diceva il prefetto, Piazza Unità e off limits per tutti. Attenzione, che off limits vuol dire che chi fa le manifestazioni in piazza verrà punito con delle ammende molto importanti, per cui non esiste. E dopo naturalmente chiedo di finirla per un attimo con queste manifestazioni che hanno portato varie persone da altri paesi e da altre parti dell'Italia e che hanno portato a questo disastro, che siamo vicini alla zona gialla. Se torniamo a chiudere o andiamo in zona rossa ancora peggio, sarebbe veramente un disastro, dopo che abbiamo fatto di tutto per rilanciare la città, una città che è piena di persone. E dopo chiedo anche oggi in comitato che venga ristabilito che si devono usare le mascherine sia al chiuso sia all'aperto, e naturalmente la distanza fra le persone, perché non è tollerabile che poche persone hanno messo in ginocchio una città, ripeto, sotto il punto di vista
dell'immagine e sotto il punto di vista dei contagi. Questa è una cosa molto grave e allora, siccome in un momento così grave non esiste più il rispetto di quelle che erano le regole e non esiste più la tolleranza, ma esiste soltanto l'applicazione delle leggi per evitare che tante persone si ammalino, con tutte le problematiche, Presidente, che abbiamo. Perché questo è quello che chiederò e questo è quello che farò, anche al limite della legge, perché questo, quello che è successo in queste settimane, non pensavo mai, sono molti anni che faccio sindaco, come sapete, di questa città e prima anche di Muggia, non pensavo mai di vedere nella mia vita quello che ho visto, queste cose che ho visto in Piazza Unità, queste gente che dormiva, non ti racconto, Presidente, in Porto Vecchio cosa c'era di tutto e di più, e naturalmente non poteva che succedere quello che è successo. Il contagio si è allargato ovviamente a macchia d'olio. Per cui da oggi, fino a quando non torniamo alla normalità, chiedo anche alla Prefettura e ovviamente alla Regione di poter esercitare questo potere di ordinanza e di evitare che succedano di nuovo quelle cose che abbiamo visto, quei cortei, quei assembramenti, quel gridarsi. Li guardavo dalla piazza e pensavo, Presidente, questi parlavano, ripeto, senza mascherina, gridando, uno attaccato all'altro. Ecco, i risultati li abbiamo qua. Per cui da oggi, fino a quando non torniamo alla normalità, massima durezza nei confronti di queste cose. L'avevo già chiesta, per dire la verità, ma dopo, ripeto, ogni volta mi veniva detto la Costituzione prevede che questi possono manifestare. Possono manifestare, ma non creare i problemi che hanno creato questa città e ai cittadini di Trieste. Grazie mille, Sindaco. Io ringrazio ovviamente il Prefetto di Trieste, il Sindaco di Trieste, il Vicepresidente Riccardi, in particolar modo la dottoressa Zamaro e il professor Barbone per il contributo fondamentale che da quasi 2 anni danno alla lotta della pandemia per tutta la comunità, insieme a tutta la comunità medico-scientifica del Friuli Venezia Giulia. Se permettete, io voglio ringraziare oggi e vi ringrazio di essere qui presenti, perché secondo me dobbiamo far vedere con chiarezza l'alleanza che c'è fra istituzioni e categorie, tra istituzioni e mondo civile di questa regione. Quindi ringrazio Michele Agrusti, Presidente Confindustria Alto Adriatico, Ciarocchi, vice direttore Confindustria Venezia Giulia, il rettore Pinton dell'Università di Udine, il rettore Di Lenarda dell'Università di Trieste, Nencioni, direttore Confindustria Udine, Medeotte, direttore Camera di Commercio della Venezia Giulia, Mareschi, presidente Confindustria Udine, Piu, direttore Confapi e Da Pozzo, presidente della Camera di Commercio Pordenone Udine. E inoltre voglio dare un ringraziamento particolare a Gianluz e Venussi per l'ottima iniziativa che stanno portando avanti, che a fine di questa conferenza stampa mi pregerò di firmare, per far vedere che Trieste e il Friuli Venezia Giulia sono altro rispetto a complottismo antiscientifico. Voglio iniziare, scusate, questo mio intervento dicendo con chiarezza una cosa. Qui non è in discussione Green Pass, no Green Pass. Qui bisogna dire con chiarezza una cosa. Bisogna partecipare alla campagna vaccinale. E rispetto a chi si prende la responsabilità di continuare a diffondere menzogne sui social network o menzogne nelle piazze, dobbiamo dire con chiarezza e con la forza della verità come stanno le cose. E scientificamente oggi l'abbiamo detto. E bisogna smentirle. Quando qualcuno ci dice si è fatto il vaccino e si è contagiato lo stesso, grazie tante. Non esiste nessun vaccino della storia della medicina che dà una copertura al 100% del contagio. Allora vogliamo dire che i vaccini dobbiamo eliminarli tutti? Quando hanno aumentato l'aspettativa di vita a livello globale, li eliminiamo perché c'è qualcuno che probabilmente, preso la laurea da epidemiologo o virologo su Facebook, ci viene a raccontare come funziona la medicina. È una forte riduzione del rischio. È come dire, uno va in macchina senza cintura, muore, va con la cintura, ha avuto un danno lo stesso. Andiamo tutti senza cintura, contromano al buio. E questa è la logica brillante di chi sta manifestando contro i vaccini. In questo momento, mentre stiamo facendo questa conferenza stampa che è in diretta sui social, io le offese e le minacce di quegli squadristi da tastiera che non vogliono ascoltare la verità. Io la verità la dico a testa alta e con forza.
a difesa della comunità del Friuli Venezia Giulia, a difesa dei cittadini e di quelle imprese che hanno lottato in mezzo alla pandemia e oggi sono aperte grazie anche alla scienza che ci ha dato un nuovo strumento che si chiama vaccino. Quindi è il momento di dire con chiarezza basta idiozie. La gente non si cura perché qualche pagliaccio va sui social a raccontare menzogne e a far prendere paura ai cittadini. Il vaccino c'è, funziona, ha pochissimi effetti collaterali ed ha un ottimo risultato. Non possiamo accettare di dire alla gente, non preoccupatevi. Addirittura ho già visto un'intervista sul Piccolo di una persona che non si è vaccinata, che ha partecipato alle manifestazioni, che è ricoverato in ospedale e che malgrado questo dice no, io non dico agli altri di vaccinarsi. Non è normale tutto questo. Vuol dire che la salute pubblica, per alcuni, fortunatamente una minoranza, ma numerosa, sta venendo offuscata da un'ideologia folle. Qualcuno che racconta che il Green Pass in realtà servirà per controllare le persone sul fisco. Adesso, chi ci ascolta? I fenomeni che ci ascoltano magari. Cioè qualcuno pensa che se qualcuno volesse veramente fare un controllo del genere ho bisogno di fare un Green Pass per i tamponi e il vaccino? Cioè se qualcuno ha questa... Adesso siamo... Ma c'è un minimo di lume della ragione rimasta in questa persona? E questo anche nel rispetto di tutto quel personale sanitario che ha lottato e continua a lottare dentro la pandemia. In rispetto di tutto quel personale sanitario che ha tenuto la mano di quei malati dentro gli ospedali quando i parenti non potevano andare a trovare la persona malata. Per rispetto di tutte quelle persone che hanno visto lo screening oncologico rimandato perché gli ospedali erano pieni di malati di Covid. Non possiamo permetterci di tornare in quella situazione. Non possiamo, per rispetto di tutte quelle attività economiche che hanno chiuso durante la pandemia e di quei lavoratori che rischiavano di perdere lo stipendio al lavoro. Penso di aver dimostrato di essere stata una persona sempre dialogante, aver cercato sempre di portare insieme anche chi aveva dubbi. Però dopo quello che abbiamo visto è arrivato il momento della chiarezza. E il problema non sono solo i contagi in quelle manifestazioni. Il problema sono i messaggi deleteri che partono da quella manifestazione verso le persone e fanno prendere paura e non difendere se stessi e questa comunità. E io voglio essere dall'altra parte a raccontare non l'opinione di Fedriga, ma le verità dei fatti date dalla scienza e dalla ricerca, data dalla comunità scientifica internazionale, che non è un medico, è la comunità scientifica, che è cosa ben diversa. Perché delle volte vedo un medico, un qualche particolare, che fa video su Facebook, ecco cosa dicono i medici. No, è un medico che dice delle stupidaggini. È la comunità scientifica, e uomini di scienza lo sanno qual è bene la differenza, che si confronta e porta le tesi, quelle credibili e verificate. E adesso basta allora raccontare stupidaggini. Basta andare a fare un danno alla salute e all'economia di questo territorio. E oggi lo voglio dire con forza. Guardate, qui questi commenti che vedete non sono a un mio post per il vaccino Covid, ma sono un mio post per il vaccino antinfluenzale. E c'è qualcuno che dice, no, noi non siamo Novax, siamo sotto questo vaccino sperimentale, che non è sperimentale. Questo vaccino non c'è scritto da nessuna parte che è sperimentale. È stato approvato dall'EMA in forma condizionata. Cosa vuol dire? Semplicemente che le procedure, invece di fare fase 1, fase 2, fase 3, mandare a tutta l'EMA, fare i controlli, rispondere, vedere, è stata assistita dall'EMA, le aziende che l'hanno prodotto, durante tutte le fasi. È stato velocizzato i tempi, ma non sono stati cambiati i controlli. Non è sperimentale, è un'altra menzogna, ce ne sono tantissime. E qua sono tutti quelli che per l'antinfluenzale mi dicono che sono pagato dalle case farmaceutiche. Adesso basta queste stupidaggini, perché qualcuno ci casca. E in mezzo a una pandemia le imbecillità non hanno diritto di esistere. Le idiozie non devono trovare spazio. Perché c'era qualcuno, mentre qui, e io guardate, ho fatto meno di tutti, penso principalmente al personale medico, ma mentre qui il vicepresidente, la direzione, da un anno e mezzo dovevo prendermi la responsabilità di fare le ordinanze per limitare sì la libertà delle persone in quel caso, non per il Green Pass. Dovevo fare anche le riaperture, perché siamo presi la responsabilità di fare le riaperture. Dovevamo prendere decisioni difficili, potenziando gli ospedali, i tracciamenti, sentendo le critiche,
Probabilmente c'era qualcuno che si guardava Netflix o si faceva il film sul complottismo mondiale. E oggi, quando qualcuno ha portato fuori da quell'estrema emergenza, ma rischiamo di tornarci, va a raccontarci come gira il mondo e come gira la pandemia. Non ci sto. Non ci sto a queste pagliacciate. Quindi l'appello che faccio, e per questo ringrazio di firmare, a tutte le persone di buon senso, che con calma, ovviamente, e con la totale tranquillità del mondo, e rispettando le regole, ma iniziamo ad alzare la voce anche noi. Iniziamo a farci sentire, a far vedere che Trieste e il Friuli Venezia Giulia non è fatto da persone che negano la verità, negano la scienza, minano la salute e minano l'economia. È fatta da persone che si sono sacrificate, che si sanno mettere a disposizione gli uni degli altri, che sanno capire che un posto in terapia intensiva in meno occupato non è semplicemente per quel malato, ma è per chi ne ha bisogno per altre patologie. Facciamo sentire la nostra voce. La regione farà sentire con forza la propria voce. E il presidente di questa regione, adesso sarò curioso di vedere i vari messaggi minatori che mi arrivano, ma vi dico subito, non mi fate paura. Io ho paura della pandemia che ricominci a correre, ho paura delle persone che si ammalano, ho paura di un'economia che rischia di rallentare di nuovo dopo invece il grande sforzo che le imprese e i lavoratori hanno fatto in questa regione. Non ho paura di quattro scemi su internet che minacciano, offendono e raccontano menzogne. Non ho paura perché da una parte c'è la verità scientifica, dall'altra c'è l'idiozia, e l'idiozia, come dicevo, non può più avere spazio. Grazie. E se c'è qualche domanda, siamo a disposizione. Prego. Scusate, posso? Firmo un attimo. Sono ormai quasi 25.000 persone che hanno detto che Trieste è un'altra cosa, che la regione Friuli Venezia Giulia crede nella scienza, ha fiducia nella scienza. Quindi, qual è il presidente? Grazie mille. Grazie. Adesso devo andare a firmare però, perché è online. No, va bene, adesso firmi qua. No? Faccio simbolico. Sì, mi serve però una penna perché... Grazie, firmare in matita mi sembra... Dove firmo?